Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Craspire. Questi sono tutti i prodotti scelti dal sito e adesso ve li mostro appunto all'opera. Ho scelto questi marker e poi questo bellissimo set per la realizzazione di timbri in cera lacca. Questo set davvero comprende tutto il necessario e utile per poter realizzare i timbri, come appunto la cera lacca in questi bellissimi colori. Poi c'è ovviamente il cucchiaino con le candeline e poi ovviamente c'è anche la piastra in ceramica, davvero molto molto utile per poter realizzare dei timbri davvero perfetti. Vi ricordo che sul sito di Craspire è attivo il codice sconto Giulia5 per avere 5 dollari di sconto su una spesa minima di 40 dollari. Vi lascio tutti i link dei prodotti in descrizione e anche il codice sconto. In questo set sono presenti anche questi stickers che sono davvero molto molto comodi. Una volta che abbiamo realizzato appunto i nostri timbrini in cera lacca, è davvero semplice poi poterli posizionare ovunque. Il timbrino che ho scelto è questo qui, questo è il codice del prodotto ed è appunto la scritta Handmade with Love. Poi ovviamente sul sito sono presenti davvero tantissimi timbri in cera lacca. E c'è anche la possibilità di poter personalizzare il proprio timbro con il proprio logo. I colori di questo kit di cera lacca sono davvero spettacolari. Poi ovviamente sul sito sono presenti anche altri kit con altre colorazioni di cera lacca. Io ho scelto questo qui perché ha tutti questi bellissimi colori pastellosi e adesso ve li mostro all'opera. Ho provato sia a sciogliere due cubetti in cera lacca, infatti questo qui sono due cubetti e la quantità sembrava un po' poca per il timbrino, poi ovviamente vi mostro. Il primo è stato infatti con il timbrino con la scritta Handmade with Love e mi sembrava un po' troppo sottile. Infatti poi con le altre tra virgolette colate ho aggiunto tre tasselline appunto di cera lacca in modo da avere dei timbri un po' più cicciottelli. Questo sembrava un po' troppo sottile, però il risultato è anche molto molto carino. Infatti, come vedete, in questo caso ho aggiunto tre tasselli appunto di cera lacca. In questo caso ho utilizzato un sigillo in cera lacca con la lettera G. Il risultato è davvero molto molto carino. Ovviamente ho sperimentato con altri colori di cera lacca e anche in questo caso ho aggiunto tre tasselli appunto di cera lacca.
Poi ho utilizzato per decorare i miei timbri in cera lacca i marker che ho scelto appunto dal sito di Craspire. Sono davvero dei marker davvero bellissimi, tutti col finish metallizzato, sono presenti diverse colorazioni. E ho deciso di colorare i rilievi con un marker dorato e poi un timbro di cera lacca l'ho colorato appunto con il marker viola. Questo è il risultato, sono davvero molto molto belli. Ho ovviamente poi questi timbri in cera lacca, come vi dicevo prima, possiamo utilizzarli sia per andare a decorare una busta di carta, oppure come in questo caso ho utilizzato il timbro di cera lacca per andare ad abbellire una scatolina. Ho scelto appunto questa scatolina realizzata con la Big Shot, poi ho aggiunto del nastrino rosa, ho effettuato un fiocchetto e poi semplicemente una volta aver realizzato il fiocchetto ho preso un adesivo, l'ho adagiato sul nastrino e poi ho applicato il mio timbro in cera lacca. Il risultato è davvero molto molto carino, è molto fine ed elegante. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!